Vivi la tua vita fidandoti di Dio. Cristo è risorto! Buona giornata, carissimi amici. Accogliamo il Vangelo secondo Matteo, capitolo 25, 14-30. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Avverrà come a un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2, a un altro 1, secondo le capacità di ciascuno, poi partì. Subito colui che aveva ricevuto 5 talenti andò a impiegarli e ne guadagnò altri 5. Così anche quello che ne aveva ricevuti 2 ne guadagnò altri 2. Colui invece che aveva ricevuto un solo talento andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo, il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. Si presentò colui che aveva ricevuto 5 talenti e ne portò altri 5, dicendo, «Signore, mi hai consegnato 5 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 5». «Bene, servo buono e fedele», gli disse il suo padrone, «sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone». Si presentò poi colui che aveva ricevuto 2 talenti e disse, «Signore, mi hai consegnato 2 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 2». «Bene, servo buono e fedele», gli disse il suo padrone, «sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone». Si presentò infine anche colui che aveva ricevuto 1 solo talento e disse, «Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Ecco ciò che è tuo». Il padrone gli rispose, «Servo malvagio e pigro, tu sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così ritornando avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglieteli dunque il talento e datelo a chi ha 10 talenti, perché a chiunque ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha verrà tolto anche quello che ha. E il servo inutile, gettatelo fuori nelle tenebre, là sarà pianto e stridore di denti». Amen. Carissimi amici, oggi abbiamo ascoltato l'ultimo episodio del Vangelo secondo Matteo, in questo discorso escatologico, in questo tempo feriale. Dalla settimana prossima, infatti, iniziamo il Vangelo secondo Luca, dal capitolo 4. Ma oggi vediamo che questa parabola, in qualche modo, conclude quella trilogia di cui vi ho parlato 2 giorni fa, dove abbiamo visto da un lato che il Signore ci chiama a vegliare, ieri abbiamo visto che ci chiama a perseverare e oggi ci chiama a fidarci di Lui. Perché questa parabola dei talenti in realtà non è tanto una parabola per capire che cosa fare della nostra vita, ma è una parabola per vivere in serenità con i doni che abbiamo ricevuto. Il padrone consegna ai suoi servi i propri beni e a ciascun servo dona e dà la quantità di talenti secondo le capacità. Ecco perché oggi l'importanza non è nella quantità di doni che abbiamo ricevuto, ma nella fiducia che noi abbiamo di Dio, nella fiducia che questi servi dovevano avere di questo padrone, perché chi ha ricevuto 5 talenti li è andati ad impiegare e ne ha guadagnati altri 5. Chi ha ricevuto 2 talenti è andato ad impiegarli
e ne ha ricevuto altri due. Quindi vedete che queste due persone hanno avuto fiducia nel loro padrone, hanno vissuto in un modo sincero e libero, fidandosi di lui, impiegando il proprio dono, ma chi ha ricevuto poco, stranamente potremmo dire, ma quel poco che aveva lo ha visto in un modo negativo, dicendo: Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Ecco ciò che è tuo. Vedete di come questo servo in realtà, che ha ricevuto poco, non si è fidato di Dio, non si è fidato del padrone, non si è fidato di ciò che aveva ricevuto. Addirittura aveva un'immagine distorta del proprio padrone. Quante volte anche noi abbiamo un'immagine distorta di Dio. Lo giudichiamo: tu mi hai dato pochi talenti, pochi doni, guarda che cosa hai dato all'altro, guarda i miei vicini che cos'hanno, guarda le altre persone, e io che cos'ho? Ma tu sei un Dio cattivo, sei un Dio duro, e per quello io ho paura di te. Anzi, a volte lo rifiutiamo Dio, perché crediamo che non ci ama, che ci ha dato poco, che ha dato di più agli altri. Questa parabola, carissimi amici, che oggi abbiamo ricevuto in questo Vangelo, ci dice di fidarci di Dio, di fidarci di quello che vede in noi, e Lui davvero ci ama. Lui davvero vuole il meglio per te e per me. E sa che le nostre capacità sono tali da ricevere il dono che Lui ha dato a noi. Allora oggi viviamo in questa fiducia. L'altro giorno il Signore ci ha detto di essere svegli, di vegliare. Ieri ci ha detto di perseverare nella fiducia in Lui, ma oggi ancora più ci dice: fidati di Dio. Abbandonati a Dio. Dio non è duro come tu pensi. Non avere paura di Lui. Dio è al tuo fianco. Dio è la tua forza. E Dio si fida di te. Quindi apriamoci a Lui. Apriamoci al suo progetto. Non chiudiamo lo sguardo. Non chiudiamo la nostra vita. Non chiudiamo le nostre porte dicendo: ho paura di quello che può farmi, di quello che può pretendere da me Dio. In realtà dovremmo vivere come i primi due servi, nella fiducia. Dio mi ha dato e io faccio fruttare i doni che Lui ha dato a me. E li uso per gli altri, e li uso per il mondo, per coloro che hanno bisogno. Talenti che sono delle doti naturali che ha dato a me, o delle possibilità. Quanto è importante allora oggi, carissimi amici, benedire il Signore e ringraziarlo per tutto quello che ci ha donato, e con gratitudine essere fiduciosi nella sua grazia. O Signore Gesù, grazie perché oggi tu cammini con me nella mia vita. Ti benedico per il dono che tu mi hai fatto, soprattutto per la possibilità, l'opportunità di conoscerti, di incontrarti nella tua parola. O Signore Gesù, oggi voglio camminare con te, e di tutto quello che tu mi hai donato io voglio essere grato, grato a te, con tutto me stesso. Signore, benedici la mia vita affinché io possa fidarmi di te, possa guardare a te come un Dio provvidente, un Dio misericordioso, un Dio che mi ama e un Dio che non mi lascia mai, ma mi valorizza giorno dopo giorno. A te Gesù sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, allora oggi con fiducia proclamiamo e viviamo questo slogan: vivi la tua vita fidandoti di Dio. Vivi questo giorno fidandoti di Lui. È un Padre provvidente, è un Padre buono, non è cattivo, non è duro, ma ci accompagna elargendo anche oggi i suoi doni per noi.
Grazie per avermi accolto. Ci vediamo domani. Ciao. Carissimi giovani, vi invitiamo dal 22 al 24 settembre all'incontro di Shout Generation, dove faremo il corso Filippo, un'esperienza meravigliosa, unica, dell'amore di Dio che ti cambia, che ti trasforma, che ti libera attraverso la parola di Dio, la preghiera, insegnamenti e dinamiche, dove tu farai esperienza concreta di quanto Gesù ti ama. Ti aspettiamo, iscriviti sul nostro sito web. Sete di te, Signore, l'anima mia. A sete di te, Signore, l'anima mia. O Dio, tu sei il mio Dio. Dall'aurora io ti cerco.